Farihan Sabahi, bentornata, benvenuta qui nel posto delle parole. Sì, buon pomeriggio a tutti. Farihan Sabahi, protagonista al Festival di Torino Spiritualità, scrittrice, giornalista specializzata nel Medio Oriente con una attenzione particolare alle questioni di genere, docente del Seminario di Relazioni Internazionali dell'Area Medio Orientale all'Università della Valle d'Aosta. Farihan Sabahi, lei quali parole porterà a Torino Spiritualità nell'incontro di venerdì 22, cioè domani? Domani alle 18.30 saremo con Annie Zonneveld e con una collega giornalista e scrittrice, giornalista del TG2, si chiama Luciana Capretti, saremo sul palco del Teatro Gobetti a raccontare un Islam un po' diverso, perché Annie Zonneveld è una donna imam che predica agli uomini e alle donne e fa anche dei matrimoni, unisce in matrimonio persone di religione diversa, quindi matrimoni interreligiosi, anche omosessuali e anche transessuali. È esponente di una sua organizzazione, di cui fondatrice e presidente, che si chiama Muslim for Progressive Values, Musulmani per i Valori Progressisti, con sezioni a Los Angeles, Washington DC, New York, Atlanta, Columbus nell'Ohio, Chicago e tante altre città negli Stati Uniti, poi uffici in Olanda, in Malesia, in Australia, nelle Filippine e in Tunisia. E uno dei punti principali di Annie Zonneveld e della sua organizzazione è l'affermazione delle donne anche in ambito spirituale. Zonneveld è un personaggio un po' particolare, ha 54 anni, figlia di diplomatici, avrebbe dovuto fare anche lei la carriera diplomatica e invece ha fatto tutt'altro. È nata in Malesia, cresciuta in Germania, in Egitto, in India, è arrivata in America e in America ha deciso di fare la cantautrice, ha nascosto di essere musulmana, ha vinto anche un Grammy e proprio con la musica ha avuto un certo successo perché ha prodotto un album, Umma Wake Up, comunità islamica svegliati, con cui ha chiesto alla comunità musulmana di svegliarsi e lottare per migliorare. Domani saremo appunto con lei a parlare di un Islam diverso, un Islam che promuove soprattutto la giustizia sociale, perché l'Islam è basato sulla giustizia, come anche il cristianesimo, e poi con una riflessione anche sull'omosessualità e sul fatto che sia punita all'interno di alcuni paesi, laddove invece la punizione non è prevista dal Corano. Ed è importante questa sottolineatura sull'Islam progressista, perché quello che passa l'informazione spesse volte o i titoli di giornale su cui noi ci adagiamo senza andare oltre è un Islam che è esattamente all'opposto. Ed è importante questo confronto sull'Islam progressista. Nei bambini il futuro dell'Islam liberale. Ecco, sembrano due parole che non stanno bene insieme, Islam e liberale. Invece attraverso questo incontro potremmo capire come sviluppare l'Islam e il suo senso dell'esistere in una forma moderna. Sì, il punto principale è che l'Islam liberale bisogna insegnarlo ai ragazzini fin da piccoli e quindi allontanarsi da quelle interpretazioni radicali dell'Islam, tipiche di un Islam wahhabita saudita. Annie Zonneveld è molto arrabbiata con l'Arabia Saudita che bombarda lo Yemen, lei è cresciuta in Malesia che invece era a quei tempi un paese multiculturale, multireligioso, ma partiremo proprio dall'esperienza personale di Annie Zonneveld, perché da bambina lei andava alla scuola inglese in Germania, perché appunto era figlia di un diplomatico, e a un certo punto torna a casa e dice: mamma, guarda che in realtà a scuola mi fanno pregare Gesù. E la mamma dice: ma non farti cruce, basta che nella tua testa sostituisci il nome Gesù col nome di Dio e va bene uguale. Quindi è cresciuta alla tolleranza. Anche il suo approccio all'omosessualità è dovuto a un'esperienza di famiglia, perché in un'intervista che abbiamo pubblicato proprio ieri sul sito di Dio Donna, il settimanale del Corriere della Sera, Annie Zonneveld ha raccontato che il capofamiglia da lei era, nella sua famiglia era lo zio, e lo zio era un po' diverso, però non c'era nessuna punizione, anzi il suo atteggiamento diverso era molto tollerato in Malesia. È stato questo zio, per esempio, a insegnarle le danze tradizionali della Malesia. Farihan Sabahi, vorrei ancora soffermarmi su un aspetto importante, ovvero la figura dell'imam per noi è una figura più che consolidata, invece sempre a proposito di Islam aperto verso un mondo più contemporaneo, la figura della donna è sempre più importante, come quella di Annie Zonneveld, no? Che è una imama.
è una donna imam nel senso che guida la preghiera non soltanto delle donne, e guidare la preghiera delle donne è una cosa tollerata, ma guida la preghiera degli uomini e delle donne. Questo qui sta proprio la trasgressione da parte di Anne. Lei lavora moltissimo proprio sull'uguaglianza di genere e va a cercare, come fa un certo femminismo islamico, proprio le fonti all'interno dell'Islam, e ci sono una serie di dati anche interessanti, perché solo la metà degli imam in America ha una qualifica accademica in religione islamica e il 94% l'ha conseguita all'estero. Molte donne sono più qualificate per fare le imam e guidare la preghiera degli uomini della loro congregazione, ma è molto molto complicato. È una questione soprattutto culturale, non tanto religiosa, perché abbiamo presente che in molti, molti sindacati le donne non possono nemmeno pregare nello stesso ambiente degli uomini, ma c'è un muro, una tenda, una balconata che distanzia gli uomini dalle donne. Molto spesso gli uomini, viene proprio raccontato in questo libro di Luciana Capretti, vengono messi in un posto ampio, comodo, d'estate con l'aria condizionata, mentre le donne vengono relegate in altri spazi non dignitosi, diciamo. Quindi bisogna tenere conto di quello. La mia esperienza personale è che molto spesso nei paesi musulmani ci sono uomini e donne insieme, ma appunto dipende dall'interpretazione e dai luoghi a cui facciamo riferimento. Sicuramente non in Arabia Saudita, che poi quel paese che manda gli imam, gli stipendi in giro per l'Europa, per gli Stati Uniti, e che forma molto spesso anche i religiosi che fanno questo mestiere, sono al soldo appunto delle autorità. Farihan Sabai, ricordo i nostri ascoltatori il libro Noi donne di Teheran, che abbiamo raccontato qui nel Posto delle Parole, edizioni Shuvans, della presenza delle donne di Teheran e della loro attività lavorativa, intellettuale, insomma di una presenza molto viva. Agganciandoci alla cronaca proprio di questi giorni, i giornali oggi parlavano di quanto il presidente americano Donald Trump abbia detto, ma soprattutto non abbia detto, nei confronti dell'Iran. Secondo lei questo atteggiamento del dire, ma soprattutto del non dire, giova a una visione diplomatica fatta di piccoli passi per un avvicinamento tra i vari paesi? In questo momento, in questi mesi, tutto quello che ha detto il presidente americano Donald Trump non serve alla diplomazia. È stato molto significativo invece l'atteggiamento che ieri il presidente iraniano Rouhani ha tenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, perché ha usato una parola chiave. La parola chiave è stata moderazione. Moderazione è proprio, tra l'altro, la parola chiave anche dell'Islam. Significativo il fatto che Rouhani ieri abbia detto che l'Iran non minaccia nessuno, ma se verrà minacciato ovviamente prenderà le dovute precauzioni. Non sarà l'Iran a smantellare l'accordo nucleare, ma se gli americani dovessero tentare di smontarlo, ma non è un accordo bilaterale, è un accordo bilaterale in cui ci sono altre potenze, cioè l'Europa, ecco, ne andrebbe in primis della credibilità degli Uniti. Quindi un messaggio molto sensato, sicuramente un invito alla diplomazia. Il problema grosso oggi a Teheran è che il presidente Rouhani viene giudicato per l'accordo nucleare, ma anche per il fatto che fa molto a rilento questa ripresa economica, perché rimangono in essere le sanzioni finanziarie contro Teheran, quindi le banche, di fatto anche le banche europee, le banche italiane hanno paura a fare business con l'Iran, togliere lettere di credito, far passare i pagamenti, perché hanno paura di ritorsioni da parte del tesoro americano. Ma soprattutto Rouhani, il presidente iraniano, viene giudicato in termini di libertà personali, e da quel punto di vista non è che ci siano poi stati tanti tanti passi avanti. Farihan Sabai, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni, oppure il libro che si sta portando appresso nel suo viaggio che sta facendo proprio in questo istante? Allora, ho finito di leggere due bellissimi libri, quello di Chimamanda Adichie, femminista nigeriana americana con l'H finale, pubblicato da Einaudi, che avevo iniziato ma poi per una serie di motivi avevo dovuto mettere a parte, e ho letto il premio Pulitzer 2017 di Shammatar, autore libico con cittadinanza ormai inglese, Il ritorno, che è ambientato in Libia. Quindi Nigeria e Libia mi hanno tenuto compagnia in questi giorni, e ho in questo momento nello zaino, ma non ho ancora fatto in tempo
a cominciarlo un altro libro di chi mi manda, Il disco viola. Il disco viola è l'ultima proposta di lettura di Farihan Sabahi, che è protagonista al Festival Torino Spiritualità per quanto riguarda l'appuntamento domani, venerdì 22 settembre alle 18.30 al Teatro Gobetti, che è sempre un bel teatro, il Teatro Gobetti, un teatro veramente dove ci si sente proprio a misura. Bomboniera, direi, all'ingresso libero domani alle 18.30, ma arrivate con un anticipo perché il teatro non è grande e quindi rischiamo tutto esaurito. Anni Sonneveld e Luciana Capretti insieme con Farihan Sabahi nei Bambini, il futuro dell'Islam liberale. Grazie ancora Farihan Sabahi. Grazie Livio, una buona serata a tutti.